A distanza di 50 anni, Rimini vestirà la stessa maglia bianca con banda trasversale rossa in onore dei suoi 100 anni di storia. Gli abiti del centenario sono divise proposte per ricordare le origini calcistiche della società biancorossa. La maglia nera riproduce quella indossata negli anni 30 dai giocatori del dopolavoro ferroviario di Rimini, squadra rivale della Libertas Rimini nata nel 1912. Tre maglie che parlano di questo centenario, prodotte in serie limitata, e acquistabili nello shop del Romeo Neri, un ricordo che un riminese doc non potrà negarsi per festeggiare al meglio questa ricorrenza. Non solo maglie, ad ogni modo, nei prossimi mesi saranno numerose le iniziative per festeggiare la società romagnola. Da feste vere e proprie, delle mostre, libri, non abbiamo convegni, non abbiamo tralasciato la beneficenza, dove cercheremo comunque di fare beneficenza dove è possibile, piccole cose, però abbiamo una serie di iniziative che di volta in volta usciremo e poi ci sarà un bel concorso con le scuole dove ci sarà la festa finale Natale, dove bambini elementari e medie cercheremo di fargli fare dei temi e dei disegni sulla Rimini Calcio e poi premieremo i primi 5 e vediamo. Magari se viene fuori un bel lavoro, anche fare una pubblicazione. Le immagini del Romeo Neri in bianco e nero, quando ancora lo stadio era un prato ed intorno al campo c'era solo dell'erba, sono fra le 150 foto che saranno in esposizione dal 20 settembre nella Sala degli Archi nel cuore della città. Scatti ripescati da due tifosi nell'archivio della biblioteca comunale e non solo. Foto che ripercorrono, grazie alle varie formazioni, la storia calcistica ma anche quella riminese. A loro, ma anche a tutti quelli che hanno fatto la storia di questa società, va il grazie di Biagio Amati. A partire da Bellavista, Dino Cappelli, il nostro segretario Grillini, che è stato più di 50 anni nella Rimini Calcio, Piero Soldati, i nostri tifosi, la Tina, Zanotti, Morandi Giovanni, e poi ce ne sarà, chiedo scusa perché magari mi dimentico tanti altri. Sul prato del Romeo Neri, lo stesso di 100 anni fa, già da domani alle 16, al via le prime partite amichevoli in programma per la festa del Rimini. Poi, sul regalo, la ciliegina sulla torta per questo compleanno a due zeri, Amati conclude. Dopo le prime due uscite faccio fatica a parlare, però sarebbe fare un bel campionato, penso sia una cosa molto importante.